Qualsiasi cosa tu dica e diventa banale. È stato una persona che ha diviso parte della mia vita, sia artistica sia quella di ogni giorno, insomma, siamo stati amici e lo saremo ancora. Lui per me era come un padre, viceversa, io un padre per lui e un figlio, insomma, siamo due ragazzi che hanno fatto un percorso insieme, abbiamo fatto di tutto. Ci conoscevamo nei minimi termini, era un artista abbastanza unico, irripetibile, era unico nel suo modo di gestire il corpo, la testa, aveva un'ironia, era un uomo anarchico poi, che non ce ne sono più, era uno vero, uno che diceva quello che pensava, lo diceva, non amava la falsità, la banalità, l'opportunismo, gli impicci, gli inciuci, il perbenismo, era un uomo leale, era un uomo che aveva una sua anche timidezza, una forma di pudore, era un artista unico, non avrei potuto frequentarlo se non lo era, così tanto a lungo. Con Ennio non c'era competizione, con gli attori c'è sempre una competizione, tra di noi c'è sempre una competizione. Ennio non metteva in ballo sentimenti negativi. Bravo. Ennio stava sul cazzo solo di stronzi. Ecco, Ennio era un poeta, davvero, lo dico, ma non perché adesso sta là, anche un po' stronzo, perché uno quando se ne va ti deve dare la possibilità perlomeno di accarezzare l'idea che tu a un certo punto te ne vai, e invece se ne è andato così, cioè che uno non era preparato, ci ho lavorato tanto, ci ho lavorato in teatro, ci ho fatto i film, ci ho fatto le serie, e poi lei non è bello perché a un certo punto della giornata apparecchiava, organizzava per vivere e godersi la vita, e magari fumare, farsi la canna, ridere, parlare, commentare, approfondire. C'era un momento della giornata, metteva un disco, gli piaceva la bellezza, e apparecchiava. Un grandissimo amico, è vero quello che dice Alessandro, cioè se ne va un pezzo di noi tutti. È una persona divertentissima, generosa, pazzesca, piena di energia, e, oltre che un grande artista. E siamo non solo dispiaciuti, io sono anche personalmente un po' incazzato, perché io l'avevo visto quest'estate, recentemente stava girando con Di Gregorio, erano venuti sotto casa mia, io ero passato sul set, avevamo chiacchierato un pochino. E poi gli avevo detto, senti, ti devo parlare, ti devo raccontare una cosa, un'idea, che c'ho, un personaggio. E dai, finalmente, vai. E nulla, non l'abbiamo fatto in tempo, e quindi sono dispiaciuto, perché gli volevo dire una cosa e non gliel'ho detta. Gli volevo dire di un progetto, di una storia che avevo in mente, E adesso ci sono rimasto male, perché non l'aspettavo mica. Quindi ecco, dispiacere, dolore, ma anche giramento.